Allora, dunque, intanto io posso dirvi che già ormai quasi 40 anni fa, negli uffici quelli preposti all'Organizzazione Regionale dell'Europa, quindi a Bruxelles, alla Comunità Europea, dove io a quel tempo lavoravo, il presidente del Dipartimento Regioni d'Europa, che era Alfred Romius, diceva che era stato calcolato scientificamente che in un regime di federalismo uno dei paesi membri avrebbe dovuto avere regioni di almeno 2 milioni di abitanti. Questa è la cifra base per la contribuzione atta a mantenere le istituzioni fondamentali, quali ad esempio la sanità, la scuola e anche la viabilità. Per cui è chiaro che il governo in questo momento e il Parlamento stesso stanno andando un po' allo sbaraglio, perché stanno facendo di fatto il federalismo con l'autonomia differenziata, con regioni che hanno gli abitanti di un solo quartiere di Milano o di Roma. Il Molise in particolare è stata la regione più assurda, nata da un movimento che definirei isterico all'inizio degli anni 60, ma era un tempo in cui il governo poteva mantenere le regioni anche in perdita, quindi si fece questa presuntuosa secessione dagli Abruzzi, facciamo da soli. Col tempo molti si sono accorti, molti intelletti del Molise si sono accorti che così non andiamo da nessuna parte. In qualche modo abbiamo capito che l'unica cosa che si è ottenuta è di duplicare le spese per i politici, che purtroppo più spesso sono politicanti, e noi invece di pagare un solo consiglio regionale, noi Abruzzo Molisani ne paghiamo due, poi non abbiamo i soldi per pagare qualche infermiere di più negli ospedali. Quindi la cosa è chiara, cioè conviene sia a noi che ai nostri fratelli abruzzesi, non chiamateci cugini per favore, ai nostri fratelli abruzzesi conviene aumentare di numero. Siccome la Costituzione prevede grosse difficoltà quando deve passare una regione intera con un'altra regione, cioè ci vuole il placet dello stesso Consiglio regionale, che ovviamente non si toglierà mai da solo le sue prebende. E allora invece c'è la riforma dell'articolo 132 che permette a una singola provincia di chiedere il passaggio con un'altra regione, è quello che sta facendo la provincia di Isernia. I corregionali come l'hanno presa? Chiaramente ci sono tutti coloro che afferiscono alle clientele dei consiglieri regionali del Molise che non sono per niente contenti, perché sentono chiaramente il sudore freddo di perdere una situazione di privilegio. Ma questa situazione di privilegio la pagano tutti gli altri molisani. Tenete presente che già una quindicina d'anni fa, quando il sottoscritto fondò Maiella Madre, beh, un giornale telematico di Termoli fece una specie di sondaggio e risultò che l'81% di coloro che risposero era per il ritorno agli Abruzzi. Quindi questa cosa è molto sentita, però c'è una specie di congiura del silenzio, cioè evitano di diffondere la notizia quanto più possono. Noi chiediamo ai nostri fratelli abruzzesi di spargere la voce, di mandare parenti, amici molisani della provincia di Isernia a votare in massa quando ci sarà il referendum, che probabilmente sarà accorpato a quello sull'autonomia differenziata che sta agitando parecchie persone in Italia. A qualche fratello abruzzese che ironizzando vi dice: ma siete proprio sicuri di questa scelta? Diciamoci delle cifre: l'Abruzzo ha addirittura l'11% di famiglie povere, ma il Molise ne ha il 22% di famiglie povere. Dall'Abruzzo se ne va circa il 35% dei giovani sotto ai 30 anni, dal Molise se ne va il 60% dei giovani sotto ai 30 anni. Quindi le cose di cui si lamentano gli abruzzesi, i molisani le soffrono il doppio. Dalla secessione presuntuosa del 63 c'è stato uno sviluppo che è stato sicuramente dispari.